Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Terza prova del campionato Corvette The Advanced Drive Club, o più semplicemente ADC. Dopo le prime due gare qui, diciamo, non sono state favorevoli per quanto riguarda appunto la diretta. Speriamo che questa volta la sorte ce la mandi buona. Allora, ricapitoliamo, abbiamo avuto la prima gara a Sonoma con Quintaie che ha fatto pole, giro veloce e doppia vittoria nella doppia manche. Abbiamo avuto la seconda gara che purtroppo però a Mid-Ohio che è saltata e adesso appunto abbiamo questa terza gara che si svolge qui a Road America e speriamo che vada decisamente meglio. E ricapitolando andiamo a presentarvi un attimino quelli che sono innanzitutto il format del campionato. Si svolgerà nell'arco di 6 gare, 4 gare sprint con doppia manche a griglia invertita da 35 più 25 minuti e 2 gare a endurance, di cui questa sarà la prima, di 75 minuti. Qualifiche 20 minuti con possibilità di cambiare l'assetto, 3 scelte di, per quanto riguarda le mescole delle gomme, hard, medium e soft. Abbiamo la bellezza di 30 iscritti, anzi scusate, 34 iscritti distribuiti nei vari team che adesso andiamo appunto a presentarvi. Abbiamo i Racing Mod Sim Zulu rappresentati da Valerio Ferraris e Mariano Calò, che in gara 1 non se la sono cavata assolutamente niente male, soprattutto il buon Mariano che è anche l'organizzatore insieme ad altri suoi compagni appunto di quello che è questo campionato. Abbiamo poi il secondo team, Racing Mood Sin Bravo, con Yaddi Cicco, Capironzu ed Enrico Soglia. Poi abbiamo il Naja Racing Italia, che porta anche qui due team con Daniele Ciacciolo, speriamo di aver detto l'accento giusto, mi perdoni il pilota, Alessandro Riolo e Marco Crivellaro. Invece per il Naja Racing Italia Junior abbiamo Marco Vismara, Antonio Ciprietti e Salvatore Zitiello. L'RMS Academy, che poi porta Riccardo Giuliano, Momo Tesi e Salvatore Vertaglio. Abbiamo poi il Texas Squadra Corse, che porta Daniele Canistrazzi, Tyler Norvat e Francesco Dalla Piazza, come suoi alfieri appunto in questo campionato. Abbiamo poi il Buster Racing Team, con Luca Villa e Domenico Del Canto. Piccio Team, con Angelo Paratore, Roberto Laudani e Nello Tonzuso. Poi abbiamo gli RBR, per abbreviare, i Rebel Racer, che portano addirittura 3 team capitanati appunto da Nicky Lenz, Alessandro Quintaie e Bassanetti nel primo team. Poi Rebel Racer Pro, Christian Schack e Massimiliano Marchioro, e Rebel Racer Master, nuovi acquisti, Biagio Milano e Giampaolo Follegati. Poi abbiamo a chiudere, non per ordine ovviamente di importanza, i Miralmar con Mirko Giovannini, Aldo Antonetti e Marco Aguzzi. Andiamo un attimino a presentarvi quello che è il tracciato di questa sera, che è il Road America appunto, che molti conosceranno, molto famoso sia per quanto riguarda l'ambiente sim racing che per quanto riguarda il racing quello reale. Siamo nel Wisconsin, centro nord degli Stati Uniti, regione dei Grandi Laghi, tradotto è luogo dove viviamo e dove speriamo di vivere appunto una gran gara, una grandi emozioni come ci sono state nella prima gara che purtroppo non abbiamo appunto potuto trasmettervi. Costruito nel 1955, è praticamente rimasto invariato dalla sua costruzione, circuito lungo 6 km 515 metri, 11 curve, in realtà sarebbero 14, ma molte sono semplicemente delle, chiamiamole pieghe, quelle che sono i rettilini, 4 curve a sinistra, 7 curve a destra, senso orario, e situato appunto in Wisconsin, scusate, e una cittadina che conta solo 967 abitanti, quindi diciamo decisamente piccolina. Aspetti fondamentali di questo tracciato: 3 rettilini principali, di cui Road America Straight, cioè il rettilineo principale, quello che passa davanti ai box, dove nelle massime formule si arrivano a superare i 300 km/h. Questa sera vedremo velocità attorno ai 260-270 km/h. Abbiamo altri 2 rettilini, di cui uno raccordato, che si trova esattamente dopo la curva Carousel, che va un po' a ricopiare quello che è il carosello
famoso che molti conosceranno, situato in Germania, al Nürburgring. Appunto, abbiamo questo rettilineo raccordato da una curva kink, letteralmente tradotto vuol dire attorcigliamento, perché è curva da fare praticamente in pieno a oltre 200 km orari. Purtroppo una curva che non ha via di fuga, appunto per via della costruzione di una ferrovia che si porta dietro, quindi non hanno potuto allungare le vie di fuga. Infatti corre anche la Superbike su questo tracciato qui, e appunto per evitare che i piloti incorressero in perché appunto passavano su quello che era oltre 220 km orari, verso la fine degli anni 90 questo circuito ha subito una leggera modifica su una, appunto prima della curva kink, con una chicane che appunto permette ai piloti di rallentare. E, oltre appunto alla Superbike americana, corre l'American Le Mans Series e la NASCAR. E ci apprestiamo appunto adesso ad andare a vedere le ultime fasi di quelle che sono le prove libere, per poi portarci appunto nella qualifica che stabilirà appunto lo schieramento di questa prima endurance del campionato di 75 minuti. Andiamo appunto a ricordare. Andiamo un attimino a vedere i risultati della prima gara. Abbiamo avuto appunto, come abbiamo detto prima, Quintaie che ha letteralmente dominato con pole, vittoria in gara 1 e vittoria in gara 2, lasciando diciamo appunto solo le briciole agli avversari. Addirittura ha preso anche il giro veloce, che ne ha fatto proprio il classico hat-trick. La scuderia appunto RBR ha dominato in assoluto la prima manche con primo, secondo e terzo posto, e mentre in gara 2 abbiamo avuto Ferraris degli RMS e Tyler Horvath dei Texas che sono andati a chiudere il podio appunto di quella che è stata la seconda gara. Più sfortunato nei Texas è stato appunto Francesco Dalla Piazza, mio caro amico, che ha avuto purtroppo una rottura sia in gara 1 che in gara 2, purtroppo non essendo è rimasto impossibilitato appunto a poter completare la gara. Dunque, andiamo ora appunto a vedere quelle che sono le qualifiche. Ci scusiamo un attimino se magari lasciamo intravedere qualche schermata non voluta. Allora, adesso andiamo appunto in qualifica, andiamo a vedere i nostri piloti che andranno appunto a stabilire, si spera, il miglior tempo, quello che sarà questo terzo appuntamento. Andiamo appunto ora a vedere un attimino quello che sarà lo schieramento. Chiedo alla regia se è possibile andare in macchina con Quintaie, in modo da poter un attimino vedere il tracciato. Qui viene segnato come posizione 25. Vediamo un attimino quello che sarà il suo giro. Andiamo a un bordo. Prontamente la regia ci porta a bordo del pilota appunto dei Reborn Racing. Mi si è annodata la lingua. Allora, andiamo un attimino anche a spiegarvi quello che è il tracciato. Andiamo appunto a seguire il pilota di RBR. Trova ora praticamente prima sul rettilineo che porta appunto alla curva Carousel, curva da fare in terza marcia attorno ai 160-170 km orari. Breve rettilineo, rettilineo bend che è da affrontare fino alla quarta marcia a 220 km orari, per poi affrontare la kink in quinta marcia a oltre 230 km orari, per poi quello che è il rettilineo Kettlebottoms in sesta marcia a oltre 260 km orari, per poi una staccata violentissima fino alla seconda marcia che porta appunto poi al penultimo rettilineo che è il Thunder Valley, terza marcia 180 km orari, curva 10 che è la Bill Mitchell Bend, quarta marcia 190 km orari, poi breve rettilineo per poi chiudere l'ultima curva, la curva 11, seconda marcia 130 km orari, per poi lanciarsi su quello che è il lunghissimo rettilineo, il più lungo appunto del tracciato, che porta poi a scaricare tutte le marce fino alla sesta oltre 260 km orari, per quella che poi fondo sarà una staccata non violentissima, perché si porterà circa in terza marcia 160 km orari.
rettilineo breve, dove si scaricherà fino alla quinta marcia a 220 km/h, poi staccata violenta fino in seconda a 120 km/h, rettilineo il secondo per lunghezza, che porta appunto anche qui a scaricare tutta la potenza di quella che è la Corvette in versione Le Mans a oltre 260 km/h, per poi staccata fino in seconda marcia da affrontare appunto in seconda a 100 km/h, breve rettilineo fino in terza a 170 km/h, poi abbiamo la quarta curva da affrontare in seconda a circa 110 km/h, rettilineo breve anche qua, terza marcia da tenere per poi affrontare la curva in terza a 160-170 km/h, poi di nuovo rettilineo che chiama Hurry Downs, quarta marcia 220 km/h, poi appunto curva secca da seconda 110 km/h, per poi di nuovo portarci al carousel appunto che abbiamo visto prima, che ci porta circa 160 km/h. Andiamo a vedere ora i primi piloti che andranno ad affrontare quello che è un attimino il principale, per vedere i primi tempi che verranno appunto fuori. Ricordiamo il miglior tempo sempre di Alessandro Quintai con 2.02, fatto registrare durante appunto quelle che sono le prove libere di 2.02. Adesso andiamo a vedere un attimino cosa faranno registrare i primi intertempi, cosa ne verrà fuori questa sera. Vediamo un attimino. La media diciamo comunque è attorno ai 2.03-2.04, ci aspettiamo appunto un passo gara a seconda appunto della sosta o meno, attorno al 2.05, ora vedremo. Intanto andiamo appunto con Quintai che va a registrare il primo crono di 2.04, che ancora non è definitivo in quanto stanno ancora scaldando le gomme i piloti. Abbiamo ancora un quarto d'ora, quindi tempo per riuscire a fare il tempo, ce n'è diciamo. Andiamo un attimino a vedere anche quelli che sono gli altri piloti che stanno appunto andando a completare il giro. Abbiamo Taylor Norvat in seconda posizione a solo 2 decimi, e poi Follegatti che va per il podio virtuale a 1 secondo e 2, ma sicuramente il pilota degli RBR potrà sicuramente fare meglio. Poi abbiamo Riolo in quarta posizione che segue a 1 secondo e 4. Abbiamo Enrico Soglia a 1 secondo e 461. Poi abbiamo Iadicicco sempre in sesta posizione a 1 secondo e 5. Poi più staccati abbiamo Biagio Milano, Luca Villa e Antonetti a chiudere i primi 10. Adesso andiamo un attimino a vedere quelli che saranno i crono definitivi, perché come abbiamo detto non è ancora, credo, tempo di poter dire che i giri veloci siano stati ancora completati. Abbiamo piloti con oltre 13 secondi di distacco, mentre c'è qualcuno che è ancora fermo in box. Certezza qualche mattina il setup prima di andare appunto a registrare il crono. Quintai che ora andrà a chiudere il suo secondo giro, adesso vediamo un attimino se va a migliorare oppure no. Vediamo un attimino, si porta adesso sul rettilineo, sbandata, attenzione, evidentemente sta tirando, uscito molto forte dall'ultima curva, adesso vediamo se andrà a migliorare il giro. Va a migliorare, 2.03.639, va a migliorare di oltre 4 decimi il suo tempo. Vediamo Taylor Norvat del Texas se andrà a migliorare anche lui oppure se dovrà accontentarsi di questo 2.04.299. Sì, infatti, probabilmente è stato un giro di lancio anche per lui. Abbiamo Valerio Ferraris, fresco vincitore del campionato Formula 1 2015, che si trova attualmente in terza posizione qui nel schieramento temporaneamente. Appunto, come abbiamo detto, campione del campionato Formula 1 2015, sempre organizzato dagli Advanced Drive Club, mi scuso per il mio inglese. 16 anni ormai che non lo studio, come appunto dicevo, vittorioso all'ultima tappa contro Pastorino dopo un duello veramente serratissimo, fatto veramente di sorpasso contro sorpasso, durato 41 giri, che appunto
visto il pilota, giovane pilota appunto di RMS, trionfare su stato il suo avversario diretto appunto per quello che riguarda. Andiamo a vedere un attimino quello che sta combinando invece il buon Riolo, Naya Racing Team. Riolo che segue a solo un secondo di distacco, che non se la sta cavando affatto male. Adesso andiamo a vedere se andrà un attimino a migliorare quella che è la sua prestazione attuale. Appunto in quel giro, un attimino a seguire il suo giro. Prontamente appunto la regia ci porta Ford fare oppure no. Paolo che sta per andare appunto a chiudere il giro, vediamo pure se dovrà accontentarsi ancora della quarta piazza. 02 4, e 204 e 615, mi sono alterata la lingua. Migliora la sua prestazione, ma non migliora la sua posizione. Mentre Telenorvat andiamo a vedere che ha migliorato e si è portato a 4 decimi da Quintai. E Quintai andiamo a vedere se andrà a migliorare anche lui la sua. Mentre Valerio Ferrari si è avvicinato anche lui con un 204-438, unico suo giro appunto cronometrato. Telenorvat con una Kendall Livrea Texas, che probabilmente è Capitan America di Avenger, approverebbe visti i colori utilizzati dal team capitanato da Luca Lazzarato. Andiamo a vedere un attimino il suo giro. Un attimino a migliorare oppure se dovrà accontentarsi. Tanto mancano circa 10 minuti alla fine appunto delle qualifiche. Nel frattempo andiamo un attimino anche a elencarvi quelle che sono le classifiche piloti. Abbiamo Quintaie con 128 punti, Biagio Milano 97 punti, seguito dal suo compagno di squadra e probabilmente anche diretto avversario in questo campionato, 96 punti, un punto di distacco anche per Telenorvat a 95 punti. Quindi questi tre piloti molto vicini fra di loro. Poi andiamo, quinta posizione Valerio Ferraris con 86 punti, Riccardo Giuliani 79 punti, abbiamo Mariano Calò 71 punti in settima posizione, Bassanetti ottavo a 64 punti, Billa 57 punti e Francesco Dalla Piazza 47 punti a chiudere lo schieramento. Francesco Dalla Piazza che a quanto sembra questa sera non potrà partecipare, evidentemente problema tecnico per lui. Poi abbiamo Iadicicco, Crivellaro, Paratore, Marchioro, Bonanno, Cannarozzo, Laudato, Dani, Riolio, Del Canto, Capironju, Christian Sciacca, Ciacciolo, speriamo di averlo detto giusto, se no mi uccido il pilota, Zitiello, Vertaglio, Ciprietti, Vismara, Antonio Tettesi a chiudere i piloti con punti e Denaro purtroppo con 0 punti va a chiudere va a chiudere lo schieramento in 29ª posizione. Andiamo a vedere, per ora non ci sono novità per quel che riguarda la classifica appunto dei piloti, che resta al momento congelata, con appunto abbiamo sempre Quintai in prima posizione, 4 decimi di vantaggio su Telenorvat. Mariano Calò, attenzione, colpo! Colpo gobbo di Mariano Callao che si porta 2 decimi solamente da Quintae. Mariano, che era preoccupato per la gara di stasera, non sapeva se sarebbe riuscito a fare una buona prestazione. A quanto sembra, la sua risposta l'abbiamo appena ottenuta: 254 millesimi da quella che è la pole provvisoria.
Mariano, quindi in grande spolvero questa sera. Tyler Horvath in terza posizione, Ferrari quarto, Alessandro Oriolo quinto, piloti, cinque piloti appunto nel giro di un secondo. Andiamo poi a vedere Capiron, Giussoglio, Follegatti, Zitello e Paratore a chiudere i primi 10. Piaggio Milano invece, vediamo un attimino, tardato in dodicesima posizione a oltre 2 secondi dalla vetta, probabilmente non ha trovato il setup giusto o il feeling con la macchina adesso. Un attimino se il pilota appunto degli RBR Master, per non dire dei vecchietti degli RBR, andrà a migliorare la sua prestazione. Era anche Follegatti sembra un attimino in difficoltà, si trova oltre 1 secondo e 4 in ottava posizione. Mentre andiamo a vedere le posizioni davanti, appunto, non sono assolutamente. Un attimino on board appunto con il pilota degli RBR Master che ora si trova appunto sul rettilineo, sul secondo rettilineo, quello che corre parallelo a quello dei box principale. Andiamo ora a vedere la sua staccata oltre 250 km/h, staccata fino in seconda per poi breve rettilineo che porterà a una leggera salita. Ricordiamo che questo tracciato è praticamente su una collina, quindi pieno di sali e scendi. Staccata appunto in seconda, lascia leggermente scivolare la vettura. Terza, quarta, poi appoggiare la vettura sul cordolo, lasciarla un attimino scorrere per poi appunto ad affrontare il breve rettilineo che porta alla staccata prima del carousel in seconda marcia. Terza, quarta, vediamo se andrà appunto a sì, no, mantiene la quarta brevemente per poi rimettere la terza. 160 km/h circa la media di percorrenza di questo lunghissimo curvone che poi porta appunto a quello che è la tortilla e budella, possiamo rinominarlo così, vista la velocità a cui si affronta questa curva, che poi porta appunto a questo rettilineo fino a quasi 260 km/h. Staccata violenta del pilota degli RBR con una leggera incertezza in uscita, terza, quarta marcia, curva a sinistra, per poi ad affrontare leggermente largo. Ad affrontare appunto l'ultima curva in seconda marcia e a chiudere appunto il giro. Andiamo a vedere se Giampaolo andrà a migliorare o meno la sua prestazione. Ricordiamo essere di 2,05 e 0,46. Andiamo a vedere se migliora oppure no. Non migliora in quanto lui è stato calcolato il giro. Addirittura il pilota scivola in nona posizione. Cavalcato. Mentre, cavoli, andiamo a vedere qui dai che è andato a migliorare la sua prestazione. 2:03:236, ragazzi. È un tempo veramente notevole che va ad avvicinarsi a quello che è il suo miglior tempo assoluto fatto registrare nelle che ora rientra in box. E ricordiamo regola di questo campionato, assolutamente vietato premere ESC per per uscire appunto e tornare in box, bisogna completare il giro di rientro, altrimenti viene dichiarata chiusa la sessione. Ricordiamo appunto un attimino brevemente alle 22:05 inizio della gara. Adesso ci sarà dopo le qualifiche un breve warm-up giusto per dare modo ai piloti di caricare eventualmente correggere i setup per poi partire alle 22:05 con quella che sarà la gara di 75 minuti. Gara che avrà il format non avrà appunto il format della partenza da fermo, ma avrà giro di ricognizione per poi partire con la partenza lanciata che poi appunto sarà a 75 minuti di quella che sarà appunto la prima delle tue endurance. Andiamo brevemente a ricordarvi anche gli appuntamenti successivi del campionato. Abbiamo Laguna Seca che abbiamo, scusate, prima Road Atlanta, gara sprint il 6 di aprile, poi Laguna Seca che andrà a chiudere quella che sarà la quarta delle 4 gare sprint, ovviamente circuito anch'esso molto molto conosciuto, per poi Sebring che doveva andare a chiudere appunto il campionato il 27 di aprile, ma che in realtà sarà la quinta gara, in quanto andremo poi a recuperare la gara saltata a Mid-Ohio, purtroppo per problemi la settimana successiva. Come abbiamo detto, appunto, 6 gare, 4 gare sprint e 2 endurance.
andiamo a vedere un attimino quello che è il tracciato. Vi ricordiamo appunto tracciato di 6,5 km, caratterizzato da tre lunghi rettilinei, di cui uno spezzato appunto da una curva da affrontare ad altissima velocità. Si tratta di velocità di circa 220-230 km/h, e due staccate violente che mettono alla prova, a dura prova, quelli che sono i freni di queste vetture appunto, come abbiamo ricordato prima, in comunicazione Le Mans. Corvette che è decisamente non facile da portare, in quanto pure dotata di molta coppia, visto che il suo vuoto da 7 litri non elemosina di certo potenza, pure dotata di oltre 400 cavalli di potenza, non facile da portare, soprattutto per quanto riguarda il setup, che però appunto ha dalla sua un motore che permette di portarsi fuori dalle curve molto velocemente, anche con marce relativamente alte. Vettura che nelle sue precedenti edizioni, soprattutto quella che riguarda la sesta generazione di questa macchina, ha ottenuto molte vittorie, soprattutto nelle varie categorie, nelle varie gare appunto disputate durante i campionati americani, per quel che riguarda la 12 ore di Sebring, oppure quello che riguarda varie 6 ore. Comunque, vettura che si è sempre distinta e sicuramente conosciuta dai più appassionati. Andiamo a vedere un attimino ora quelle che sarà l'ultimo minuto, andiamo a vedere se ci sono stati miglioramenti delle posizioni. Quintana intanto fermo i box, per lui qualifiche finite, in quanto potrà sicuramente non sarà il giro. Abbiamo Mariano Calò che probabilmente vediamo se riuscirà a dare l'ultimo assalto, ricordiamo solo un minuto di tempo, vediamo se ce la fa. Mariano che va a girarsi, probabilmente anche lui la sua qualifica. Terzo, Telenorvat dei Texas, che andiamo a vedere ora probabilmente lanciarsi in quello che è il suo forse ultimo giro appunto di qualificazione. Quarto, Luca Capiranzu. Quinto, Valerio Ferraris, staccato di oltre un secondo. Veramente Quintai ha fatto il vuoto dietro di sé. Ferraris è andato a migliorare, a portarsi in quarta posizione, 204-216 a 979 millesimi. E Giampaolo Folegatti poi in sesta posizione, 204-587 in sesta posizione. Settima posizione Alessandro Rioro con 204-615, Riolo che chiude anche lui qui la sua qualifica in quanto è già fermo ai box. Luca Villa in ottava posizione, poi abbiamo Enrico Soglia in nona posizione con 204-9, Salvatore Zicchiello dietro di soli 3 millesimi a 204-991, poi via via a chiudere gli schieramenti Aratore, Iadicico, Milano che è conferenza, perché si fa oltre 2,5 secondi di distacco da quella che è la pole storia, quindi anche definitiva. Infatti adesso le qualifiche sono appena concluse. Poi abbiamo Vertallo, Tacciolo, o Tolo, non mi sai come si pronuncia il cognome di questo pilota, Crivellaro, Marchioro, Ciprietti, Antonetti, Christian Sciacca, Giovannini e Bismarck, che vanno a chiudere appunto. Che ha completato solo 4 giri in 2:13.162, speriamo se la cavi un po' meglio appunto in gara. Bismarck che appunto va a chiudere lo schieramento, quelli che sono i piloti che saranno appunto alla gara. 22 piloti, purtroppo abbiamo delle assenze questa sera, assenze per Nicky Lenz ha fatto vedere belle cose nel round. Massimiliano Bassanetti sostituito da Leorati, poi abbiamo Riccardo Giuliani e Nello Tonzuso, appunto quelli che purtroppo sono gli assenti di e qualifica appunto al momento terminate. Andiamo un attimino a vedere quello che sarà appunto la gara di 75 minuti. A breve dovrebbe partire il warm up, tempo che appunto gli ultimi piloti andranno a chiudere lo schieramento. E che dire,
Abbiamo a Milano, come abbiamo detto, un attimino in affanno, anche Follegatti. Follegatti ci aspettavamo di trovarlo davanti ai suoi a lottare, invece anche lui un attimino in affanno, a oltre un secondo di distacco appunto dalla vetta. E mentre Mariano Calò tiene un posto davvero notevole. Ora il warm up, chiediamo alla regia se è possibile eventualmente vedere se ci sarà un'interruzione oppure se continua. Siamo appunto, no, verrà trasmesso tutto, mi comunica la regia. Mentre noi vi lasciamo un attimino seguire quella che è il warm up di 10 minuti, ci prendiamo una breve pausa e ci troviamo tra poco. Scappate.